Sulle pendici di un colle, a 26 km dal mare Egeo e a 335 metri circa di altitudine, nell'attuale provincia di Izmir, vi è l'antica città di Pergamo, l'attuale Bergama. Si trova sul bordo settentrionale della pianura Caicus, nella regione storica della Misia, nel nord-est della Turchia. È un'antica città dell'Asia Minore, dove vi era la regione delle Olide, verso il sud-est della Troade. La collina si chiama appunto Acropoli di Pergamo. È il più importante sito archeologico di quell'area. Poco dopo le gesta di Alessandro il Macedone, la città fu insediata dalla dinastia degli Attalidi, tra i cui re più famosi ci furono Eumene I, Attalo I, Eumene II, Attalo II. Questi sovrani si impegnarono nella realizzazione di opere pubbliche. Ebbe inizio anche la lavorazione delle famose pergamene, che fecero concorrenza ai vecchi papiri. La pergamena prese il nome proprio da questa città dove fu inventata. Pergamo fu anche un importante centro della cultura ellenica e pertanto ebbe un notevole livello artistico per quanto riguardava i manufatti. Qui lavoravano scultori e architetti che giungevano da varie località vicine. Pergamo, in una epoca più tarda, fu anche un importante centro del cristianesimo. Prima di essere occupata da popolazioni islamiche, fu per molto tempo sotto Bisanzio. Dopo i saccheggi arabi dell'VIII secolo, l'imperatore Costantino V prelevò parecchi materiali del centro urbano per far costruire una nuova cinta muraria. L'imperatore romano Adriano provvide a ristrutturazioni e modifiche dell'acropoli e, come noto, in seguito l'imperatore fece costruire Villa Adriana Tivoli in Italia, ispirandosi allo stile architettonico dell'acropoli di Pergamo. Fra le rovine più importanti rimaste visibili oggi sono da citare appunto l'acropoli e parte dei templi di Zeus, Atena, Demetra e Era, e altri edifici dedicati a imperatori romani come Caracalla e Traiano. Ecco come doveva apparire la città al suo tempo. Tra le altre costruzioni dell'acropoli che ancora oggi si possono vedere, l'altare di Esculapio, l'Asclepeio, il ginnasio, la biblioteca, il tunnel sacro, il tempio di Telesforo, il tempio di Serapide. Il tempio di Serapide è una costruzione romana in laterizio, chiamata anche Basilica Rossa, in turco Kizil Ablu, e con buona probabilità di epoca adrianea, ed è dedicato ad Iside Serapide insieme a Cibele. Serapide era una divinità greco-egiziana introdotta nella religione greca da Tolomeo I. Nella mitologia greca il dio Serapide fu associato a Osiride, a Hermes e a Ade. Il tempio fu successivamente trasformato in chiesa bizantina e poi in basilica cristiana. L'edificio fu poi distrutto, probabilmente durante le incursioni arabe del VII secolo. Gli scavi di Pergamo ebbero inizio nel 1878 a opera dell'archeologo tedesco Karl Humann, il quale in 8 anni portò alla luce l'intera città. Anche il teatro di Pergamon, risalente al periodo ellenistico, è rimasto ben conservato. Esso poteva contenere sino a 10.000 persone. Diversi scavi di questo sito furono effettuati da archeologi tedeschi alla fine del XIX secolo. Infatti, attualmente, molti reperti sono custoditi al Museo di Berlino. Secondo la mitologia, la città fu fondata da Grino, nipote di Telefo,
che avrebbe onorato l'amico Pergamo, nipote di Achille, intitolando a lui la città. Pur essendo nominata per la prima volta intorno al 400 a.C., si presume fosse già abitata in epoca antecedente. In questa antica città dell'Asia Minore, i suoi abitanti erano in parte dei nomadi, che si dedicavano al commercio di tappeti tipici della regione. La sua origine veniva fatta risalire a genti arcadiche emigrate dal Peloponneso in Asia sotto la guida di Telefo, figlio di Eracle. La storia di Pergamo inizia ad essere nota soprattutto dal III secolo sotto la dinastia degli Attali. Thank you.